Se ogni parte del nostro corpo fa parte di noi, ma ci sono zone che noi siamo pronti a rinnegare, a disconoscere, a nascondere, a volte tramite l'abbigliamento e a volte anche semplicemente con dei piccoli accorgimenti. E naturalmente certe zone siamo talmente in conflitto con a queste parti che noi possiamo anche intervenire su queste parti. Tanto è vero che la chirurgia estetica, la chirurgia plastica, è in alto sviluppo proprio perché alcune persone sono talmente disturbate da alcune zone del proprio corpo da decidere di intervenire chirurgicamente. Io non dico che un intervento di tipo plastico sia da evitare in ogni caso. Ci sono situazioni di patologia, ovviamente, pensate a una situazione di asportazione delle mammelle, dove è ovvio che sia necessaria la chirurgia plastica per una ricostruzione. Ci sono anche delle situazioni in cui la chirurgia plastica è necessaria per la salute. Vedasi per esempio certe cose, diciamo, del naso, del setto nasale, la forma certe volte degli occhi. Ci sono degli interventi che sono necessari per l'immagine corporea, non solo a fini di bellezza, ma a fini di funzionalità. E quindi non dico che sia da demonizzare la chirurgia plastica, dico che però se ne deve fare un uso intelligente, non dimenticandosi che la natura ha una sua intelligenza e che ognuno di noi ha delle parti che sono esattamente proporzionate al resto del nostro corpo e ci sono tipi che vanno rispettati per come sono, anzi, semmai valorizzati. Naturalmente il vissuto di estraneazione da questo corpo può portare addirittura a un rigetto e il rigetto significa non solo negare quello che è il nostro corpo, ma intervenire facendogli delle, diciamo, delle torture, mettendolo alla fame, mettendolo a un'esagerazione ginnica, per esempio. Naturalmente questo avviene perché la persona che vive male il proprio corpo dimentica che l'identità della persona non è il corpo, è un'altra cosa.